Oggi non parliamo di aziende in crisi, ma di una realtà che in occasione dei suoi primi 10 anni di attività felicemente celebrati annuncia l'avvio del marchio in franchising e l'investimento nel settore Horeca. Guardiamo di chi si tratta. Sono stati accolti da una spettacolare luna piena i circa 500 ospiti che hanno preso parte alla festa per i primi 10 anni di attività del centro commerciale Zcash di Molfetta. Un'azienda fiorall'occhiello dell'area industriale nata dalla sfida imprenditoriale di Nicola Zingarelli che ne ricorda i sacrifici quando proprio in quell'area non c'erano ancora le strade viabili. È un anniversario che ce lo dobbiamo portare per tutta la vita, perché con tanti sacrifici e quando siamo venuti qui siamo venuti con senza strade, abbiamo avuto il coraggio di aprire questa struttura all'ingrosso, poi abbiamo dovuto diversificarci, portarlo al dettaglio perché il lavoro portava in un'altra direzione e abbiamo preferito prendere la strada, l'autostrada, anziché della stradina. La festa è stata preceduta dagli interventi del presidente dell'Associazione Imprenditori di Molfetta, Maddalena Pisani, che ha omaggiato Zingarelli con un attestato di riconoscimento per l'impegno profuso nell'area industriale molfettese e per essere stato tra i primi ad aderire al progetto di associazionismo degli attori della zona. Anche il vescovo di Molfetta, Domenico Cornacchi, a cui il sindaco Tommaso Minervini ha comunicato l'erezione di un monumento in onore di Don Tonino Bello proprio nella zona industriale interamente in acciaio. Don Tonino comincia oggi con questa consegna, con questa possibilità di questo monumento, un lungo periodo di ricordo che insieme alla Regione Puglia e alla città di Alessano stiamo organizzando insieme alle due diocesi di Molfetta e di Alessano. Sul palco l'intera famiglia Zingarelli con la moglie e i tre figli, ma proprio Maurizio e Vito raccontano della volontà di ampliare il proprio raggio d'azione con l'apertura di nuovi punti vendita in Italia e l'ampliamento in tempi brevi del settore Horeca. Noi stiamo investendo nel mondo dell'Horeca perché diamo uno sviluppo a livello di turismo in Italia, specialmente in Puglia. Negli ultimi 5 anni ci sono stati dei numeri molto ma molto vantaggiosi dove ora stiamo valutando e quindi di conseguenza prendiamo atto a questa situazione e quindi avviamo una nuova struttura per il futuro dove gli diamo un assortimento a 360 gradi, dando un pacchetto a chiave in mano a chi vuole investire nel mondo della ristorazione oppure del turismo, tutto quello che beneficia nel mondo turismo, lidi oppure ristoranti, alberghi, bed and breakfast, tutto quello che può essere.